Allora, aspetta che... Ciao ragazzi, benvenuti, bella live a tutti. Incredibile, non è ancora entrato nessuno. Adesso entra l'amico Loki. Aspettiamo, forse lo sentite voi, però non lo sento io perché c'è la cuffia, quella scassata. Aspetta, eh. Aspetta, Loki, non mi senti? Aspetta, eh. Salutiamo Carla, ciao amore mio. Loki? Ciao, mi ha obbligato a salutare. Oh, adesso ti sento. Ti ho obbligato? A fare qua a mangiare. Certo. Mangiavo e venivo Ma dopo. vai, tranquilla. Allora. Ciao Loki. Come mai si sente così malissimo, Sprime? Aspetta. Allora. Arriverà. Allora, Loki? Ok, adesso si sente meglio. Ho fermato un po' di roba che ci avevo in ballo. Allora, io devo riuscire a capire in questa mega mappa assurda che mi ha fatto scaricare l'amico Kevin dove si manda avanti. Dov'è la farm principale dove possiamo mandare avanti il tempo? Perché adesso come adesso non abbiamo money. Mi sembra un po' strano. Ah no, sai perché non abbiamo money? Perché bisogna entrare nella fattoria. Ok. Allora, amici, stasera. Ciao Stream Element, ciao Sound Alerts. Sono arrivata. Allora. Come stai, Loki? Prima di tutto, grandissimo. Oh, male ma non benissimo. Ah, che cacchio c'hai? Che ti è successo? Ciao Bragali, ciao. Che è successo, amico mio? Non si può dire in live, vai tranquillo. Io non. Che cosa è successo allora? Hai mangiato la carne scaduta. La simmental scaduta. Ti sei rotto? Oh! Senza. Mangiare. Ah, di calcio. No, ma c'è il bicchiere. La Ferrarina, eh sì, la Ferrarina. Buona giornata a tutti, eh. Allora, Sharder, amico mio! Ciao Sharder, ma ci manchi! La live era fatta anche per te, amico mio, e tu ci fai il Sharderino, tu stasera non puoi, amico mio. Che peccato! Sì, c'è il parentino, Sharderino. Grande Sharder, amico mio. Allora, stasera c'hai i parentini a casa. No, no, parenti, parenti. Amiga, grande Sharder. Non posso Allora, neanche mangiare, mi ha detto mangi di là. stai calma, baby. Allora, ci abbiamo il campo 35, 39 e 40, eh. Bisogna fare una cosa. Bisogna fare una cosa. 35. Bisogna. Allora, io Cosa vuoi aspettavo. scaricare? Eh? Vuoi fare la pizza? Allora, pronto per la raccolta. Pronto per Vogliamo la fare la raccolta. pizza con la Eh? pizza? Sì, vogliamo fare la pizza. Allora, stai scaricando le mod, vero? Grandissimo. Bravo, bravo, bravo. Kevin, c'è? No, non è ancora arrivato. Ok. Nessun problema. Allora, facciamo il quad. Le mod servono a
compriamolo. No, avere mezzi in più che normalmente non potresti avere, perché o compri le mod, quelle che fanno loro, oppure non ce li hai, no? Allora, con questi quad qui è fichissimo, mi sa, è divertentissimo. Amo? Con questo quad è divertente. Ecco che abbiamo trovato il campo. È sì? Qua la pista. Sì. No. Io conosco Cairoli. Amo Cairoli, in realtà. Chi? Tony Cairoli è il più gran corridor. No, amo nel senso che per il motocross è un figo. Tony Cairoli è quello che ha vinto più campionati del mondo. Tony Cairoli. E poi conosco anche, vediamo se mi viene in mente, perché purtroppo la mia memoria è Alex Puzzard, che è venuto anche qui a casa mia, che abbiamo una volta c'era una pista di motocross internazionale, e l'ho visto proprio, mi aveva fatto le foto, no le foto sì, ma cartacee che ho perso tra l'altro, e anche gli autografi, e l'ho conosciuto realmente Alex Puzzard, perché era venuto qua e mio zio faceva le salamelle, e allora praticamente quando ha mangiato insieme a tutti gli altri c'ero anch'io. Sì, così. E ho conosciuto Alex Puzzard. Tu dicevi, Loki, chi è questo qui che mi stavi proponendo? Youtuber, l'unico che conosco è uno youtuber, credo che sia il più bravo del pianeta, no? Non perché, cioè, perché seguo io e allora è più bravo degli altri, però è un figo e fa un sacco di videogiochi e è molto bello, attraente. E si chiama Marco Drums Games. E c'è la moglie bellissima, più bella di voi. Andiamo. E si chiama Marco Drums Games. Seguitelo perché è un figo. Giusto, Loki? Giusto. No, io seguo E30, che è molto bravo. E seguo. Poi seguiamo Loki che drifta a bestia. Seguo Sarder. Seguiamo Sarder Design. Seguiamo Lord Gimbal, che fa live fighissime. Loki. Seguiamo tutti i nostri amici, seguiamo noi come youtuber. E poi seguo. Sì, Carlo è più seguito. Allora. Stai ancora facendo il coso lì? Ciao ragazzi, allora stiamo preparando i campi per correre, avete sentito bene, Farming Simulator per correre. Buona birretta a tutti, buon appetito mio amore. Andrea, grandissimo, buona birretta, guarda questa birretta viene da casa tua, eh? Credo che viene di fianco a casa tua, c'è il birrificio, amico mio, non si può fare pubblicità, ma è quella che inizia con la I e finisce con la A. Intanto io con la mia T3 mi ho appena schiacciato la macchina, incredibile, sono già ubriaco. Senza accorgermi con la mia T3, l'ha notata subito, vedi amico mio quanto amo la Sardegna. Sta cercando qualcuno che mi ospita gratis. Si può. Prima o poi. Olivia è incazzosissima, eh? È arrabbiatissima. Sì. Arrabbiatissima, oggi è. Grande Andrea! Allora io devo capire dove bisogna andare qua, perché forse a questo punto. Sì, ho appena fatto un po' un disastrello, eh. Grande Andrea. Poveri civili, Shard. purtroppo, d'altronde. Sì, sono in controllo in rotonda e sto tirando giù un po' di pali.
Tra l'altro guarda che bellissimo campo, ragazzi, che bellissimo campo. Oh, deve salvare. Che bellissimo campo di girasoli, mio amor. Ti regalo un sacco di girasoli. Vediamo dove sono finito, eh. Dove sono io? Ah, sono qua, che non c'entra proprio nulla. Hai tutto quel campo lì, di topo? Sì. Fammi bere dopo però, adesso perché ho appena bevuto la birretta e sono un po' ubriaco. Compriamo. Compriamo perché mi piace. Lascia lì. Oh, ho fatto un po' di casino, ragazzi. Ho fatto anche la coda, eh. Cioè, vedi un po' testa in contro, ma non la ricordo. Sì, ma io sono anche una mietitrebbia e possono anche star lì un po' tranquilli, eh. Se vogliamo proprio metterla lì. Sono una mietitrebbia con montata la lama, tra l'altro. Che è da arresto. Allora, Andrea, stasera facciamo la gara, le gare. Allora, dovevamo essere in quattro, siamo rimasti in due, ma come si dice, meglio pochi e buoni. Siamo io e te, Ciarderino, no, ah no, è Carlo, è vero, scusami. Siamo obbligati anche a mangiare qua. Scusami. Per non, perché se no scappa, se no mi scappa. Se non mangia qua poi la vedo, boom, dove è andata a correre? Cazzo. Dimmi tutto. Sì che c'è Kevin, ma non mi ha risposto. Cinge la merda. Oppa! Scusami. Oppa! Sto facendo fuori tutte. Sto facendo fuori tutte. Oppa! Oppa! Immagino un po' di scusa. Scusa. Sono Marco Drums Games. Oppa! Oppa! Scusa. No, mi ha incastrato. Mi hai fatto incastrare. Sincamille, questa è la Sincamille. Ok. Ha suonato. Ci mancherebbe. Ok, siamo arrivati a campo però, Tra ridere e scherzare c'è di mezzo il mare. Ok, allora. Ecco, è arrivato il proprietario del campo, mi ha buttato fuori. Un'ora ci ho messo per arrivare. Allora, vediamo se che cazzo vuoi qua, è bellissimo. Tu sei qua, ci stanno. Allora, tu sei capace di creare il terreno, Loki? Bellissimo. Voglio vedere Loki di driftare con i trattori. Bellissimo, bene, ma non benissimo, allora. Crescita stagionale, no. Giorni nel mese, 2, ha detto Sharder. Visuale, fissa, no. Neve, facciamo no. Intervallo 15, velocità 5, difficoltà non ci frega nulla, traffico va bene, distruzione raccolto no, arature no, sassi no, calce no, erbaccia no, automatico motore ci può anche stare perché è una palla avviarlo, no, facciamo sì, frenata completa va bene, limite rimorchio non ce ne frega, usa carburante ridotto, salva partita. Tu sei riuscito a entrare o stai ancora aspettando, amico mio? Non ho capito. Non vedo l'ora di veder driftare con il trattore. Carla ti ha risposto. Allora, ti ha detto, non vedo l'ora di vederti driftare col trattore. E Kevin non c'è. Kevin non c'è. È andato via. Non lo sappiamo quando arriva. Sì, è vero, non mi vedi più. Perché adesso mi vedi? Guarda quanta gente! Sono arrivati tutti là. Aspetta che mi metto online. Ok. Ragazzi, c'è la fila. Ciao amici, abbiamo fatto la fila a piedi. Suoniamo un sacco. Allora, ragazzi, attenzione che vi trancio, Vecchietto, dove vuoi andare, vecchietto? Vecchietto, passa in mezzo. Non ci credo, ragazzi. È passato in mezzo la mia mietitrebbia, il signore! Non posso. Ok. Attenzione ragazzi, E via. Guarda qui, guarda di qui. No! Questa mietitrebbia non va bene. Incredibile. Oh, raga, attenzione, attento, tipo! E c'ha dentro. La testa. Ok. Inquietante quello che. Ok, questa mietitrebbia non serve a nulla perché ho sbagliato a prendere la lama, credo. Perché quella dà coraggio qua, invece io ho preso quella
Intanto andiamo in giro con la lama che gira, così se qualcuno rompe le scatole lo trituriamo. Eh no, non... Allora, se non c'è nessuno, urca, urca, vediamo cosa succede. Badamba. Occhio ragazzi che mi trituro. Attenzione, bravissimi, bravissimi, hanno schivato. Allora, eh sì, questa volta ti do un po' ragione, eh. Allora, lasciamo la lama qua, tanto a noi che ce ne frega, no? Tanto la lama la possiamo lasciare in giro. Poi certamente mi serve e non so dov'è. Sicuramente poi non so dov'è. Allora Loki, quando riesce a entrare entra. Porca! Hai visto questo qui che pazzo? Guarda! È pazzo! Adesso ti vengo sopra, così impari. Oh! Ok, Marco Drums Games sta andando a lavorare. Ok, Marco Drums Games al lavoro. Boom, guarda che vuole passare. Stai dietro, ciccio. Stai dietro. Attenzione. Attenzione, sei sulla strada, amico. Aiuto, Shard, fermati nei capelli. Oh, Shard, sono grosso, si devono fermare loro. Te l'ho scritta, non si può pronunciare. Te l'ho scritta sul gruppo. È impronunciabile la password in live. No, schifo. Ma dov'è il... No, dov'è che si comprano le cose? No, forse è qua. Vediamo un attimo. L'hai vista? Ciao, te la schivo, eh. Eh no. Eh no, amico mio. No. Qui praticamente... Qui si vendono le patatosche. No, assolutamente no, quella era la password proprio ufficiale di Marco D'Arsio. Ok ragazzi, quindi diciamo... Bravo. No, devo capire dove si comprano le cose. Purtroppo... Porca Loki, chi è? No, rifiutiamo. No, non ho rifiutato. No. Allora, dobbiamo comprare una lama per foraggio. No, questi qui, vedi? Questi non va bene. Non vanno bene. Questa però c'era una lama per questo, forse. Case. Vedi che per case. Le case, sì. Case. Vedi questa? Questo è per grano scermetti. Spannocchiatori. Da foraggio. Queste dovrebbero essere le lame. Eccole qua le lame da foraggio, della New Holland. New Holland. Oh mio Dio, cosa succede? Cosa succede? Ciao patata. Allora, io farei questa New Hollandina qua. Questi quanti metri è? 7,5 metri, questa. Wow. Sì, assolutamente sì, 100.000 euro, 100.000. E dov'è che è? Sì, assolutamente. Assolutamente, forse. Allora, per capire dov'è il... Compriamo anche un trattore. Anzi, prendiamo il Monster Truck. Che cos'è? Ma cos'è sto schifo? No, io volevo un Monster Truck. È bruttissimo. Con le gommozze. Sei dentro? Grande. Bruttissimo quello. No, questo è bello. Questo è bello. Oh. Possiamo fare le gare con questo? Sì, questo che stiamo organizzando, baby. Ok. Davvero? Bellissima. Ah, eccolo qua dov'è. Eccolo qui, vedi? Vedi, sul 35. Sul campo 35. Dov'è che sono finito io qua? Sei nel 28.
Il campo 36. Invece 35. È sotto. Madonna, da tutt'altra parte. No, sta andando su, deve andare giù. E aspetta che devo andare di qua e fare la rotonda contro mano. Assolutamente una cosa da fare. Ragazzi, non fate rotonde contro mano. Allora, ti do i permessi. Tu sei entrato nella mia farm. Ok. C'è qualcuno? No, non sei dentro nella farm, eh? Eh no. Espelli, blocca, mossa, compra. Mossa profilo. No, non sei dentro nella farm. Devi cliccare sulla farm e dove c'è la mia fattoria, cliccare con la X. Quello con la casetta. Il terzo dal basso. Adesso sei. E adesso posso darti... rimuovi dal fatto... Promuovi a direttore agricolo. Ok. Ti posso anche licenziare. Quindi stai molto... Ok. Adesso bisogna... preparare il campo per poter fare il monster truck. Allora, io ho comprato un monster truck rosso. Tu puoi comprarne... Io sono al campo 35 tra poco con la mia titrella. E davanti al campo 35 dovrebbe essere, ma dall'altra parte. Ma che ti vedi, guarda, sarebbe un po' lì. Infatti. Ah, lui sta andando di là, non torna indietro. Sì. Vedi lui lì? Dov'è lui? Là, 35 in alto. E qui penso. Io sono dove ci compra le cose adesso, Loki. Loki sta passando in mezzo al campo 35, lo vedi? Ah, è a piedi, sì. A piedi sei, Loki? Ok, bravo. Ok, per quale smotivozzo non si possa montarozzo una lama mieti trebbiozza su questa New Holland? Ok. Ciao, ragazzi! Ok, allora. Io credo assolutamente che non si può montare la lama sulla... perché? Allora, io ho preso le lame da Mieti Trebbia, ok? Quella da 100.000, tra l'altro ho speso 100.000 euro, ragazzi. Allora, New Holland si può montare su un 750 SFI. Allora, Mieti Trebbia più fioraggio. Credo che dobbiamo comprare questa Mieti Trebbia. Lo stai provando? Ah, la Loki. Allora, il monster truck bisogna prendere un campo, no? E si è venuto col tractor. Bisogna prendere un campo, tra l'altro guarda che Mieti Trebbia strafichissima che ho comprato. E ciao ragazzi, amici e amiche di... Oh, devi prendere un trattore e venirmi dietro col carretto. Allora, aspetta che ti compro io il carretto. Il trattore si può usare quello nero. Carrelli. Aspetta che ne compriamo uno bello, bello grosso. Ciao ragazzi, amici e amiche. Stiamo preparando i campi per correre. Per correre, ragazzi. Ok, io ti comprerei questo, sinceramente. Prova a vedere se riesci a attaccarlo sotto il trattore. Il tuo è lì davanti, dietro te. La madonna, infatti. L'ho preso un po' grosso, eh. Vediamo se il trattore ce la fa. Ancesa? Se riesci a mettere. Si è dovuto comprare la mia titella a $250.000. Ciao amici, come state ragazzi? Stiamo... Praticamente stiamo preparando i campi per poter correre e questo sarà uno, amici miei, dei mezzi per correre. Non va nulla, va messi allora, ma c'ha 174.000 cavalli, fa 2 km al litro. Ok, andiamo, dai. Dobbiamo andare al campo 41. Ok, qua non c'è nessuno. Vuoi trebbiare tu? No. No. Era qui che dovevo fare.
Bisogna creare un circuito. Eh sì. Allora, sarà il campo 41 quello da trebbiare? Credo proprio di sì, ragazzi. C'è un sacco di pedoni, eh? Sì, 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 assolutamente sì. È proprio il campo 41. Ok, allora vi spieghiamo. Bella, bella grossa. Poi estendiamo il conduit. E abbassiamo la lama e accendiamo la lama. Visto? Allora, il problema qua è che dobbiamo fare... Dobbiamo fare, amore mio, il... Allora, è piccola, è piccolo come campo, eh? Infatti era troppo alto. Piccolo. Allora, iniziamo la gara qua. Perfetto. Poi quindi partiamo di qua. Ok, la gara comincerà qua. Facciamo subito un bel sinistra. Facciamo subito un bel destra. Ciao amici. Facciamo una bella S. Adesso vi sto facendo vedere come Marco Drums creerà il tracciato per poter correre con i trattori e con tutti i mezzi fighissimi di Farming Simulator. Allora, io aspettavo l'amico Loki, ma non c'è, quindi arrangiamoci noi, buttiamo praticamente il raccolto, tanto non ci interessa. Allora, gara, poi una bella S, ragazzi. Ok, una bella curva. Facciamo di qui. Facciamo una gran bella curva ancora. È una gara, quindi una gara di trattori è carino, carino. Fare qualcosa di epico, epic, vero amor? Epic. Allora, non capisco per quale motivo l'amico Kevin non c'è. Allora, si potrebbe fare anche un bel salto, eh? Facciamo un bel rettilineo, raga, e poi dobbiamo riaccodarci o facciamo il finale? Perché possiamo fare anche più giri, eh? È tipo una chicane fighissima questa. Se ci sta. Dobbiamo lasciare un po' di spazio, eh? Perché comunque bisogna capire che sono gare di trattori, eh? Gare di trattori, quindi quale miglior pista di fare una gara di trattori nel frumento, eh? Questo qui è il grano turco, credo, non vorrei dire stupidaggine, ma... Una bella curva, una bella strada, un po'. Perché è un giro, è un giro, quindi lo facciamo bello incasinoso. Dopo, se per caso vediamo, ci accorgiamo che non è bello il giro, lo possiamo sempre modificare con altra pista, eh. Ma potevamo fare un sacco di soldi se l'amico Loki mi seguiva, ma l'amico Loki mi ha abbandonato anche lui. Eccolo che arriva. Vieni, vieni Loki, vieni dietro pure col carretto, così recuperiamo un po' di foraggio. Grande. Sto facendo un campo meraviglioso, un campo incredibile. Eh sì, eh sì.
vedi? Fare una curva. Come mio amore? Non è tanto stretto quella curva lì. Diciamo che i trattori vanno 40 all'ora, mo, eh. Non è che si può correre. Non posso passare, devi lasciare un pezzo che possono fare il guadagno. Beh, c'è il pezzo dritto, sono al 41, amico mio. Faccio dei punti dove ci allarghiamo allora? Lo vedi sotto nella mappa il 41, devi andare a di lì. Bravissimo, dov'è Loki, dov'è? Sì. Adesso arriva l'amico Loki e io ho finito. Perché questi punti qua facciamo magari lo allarghiamo un po', poi ritorno lo allargo un pelino per poter fare. Fare la S. Mm. Sì. Ma S ci sta di solito. Ci sta sempre. La S ci sta. Quella parabolica. No, ci sono i fili, eh? No, no, sto dicendo Loki. Adesso sto facendo a così, tanto per... C'è un punto proprio. C'è proprio dove inizia la pista, dove inizia la pista, dove sono io praticamente, dove ci sono io col mezzo c'è l'ingresso, c'è un sacco di persone che stanno uscendo. Grande. Attenzione. Sto andando a 10 all'ora. Grande, grande, grande. Oh. Oh, che recuperiamo un po' di coraggiello. Adesso l'ultimo pezzo è il pezzo sprint, dove faremo una cosa fighissima, che ce l'ho già in mente. E, beh, proprio incrocio, no? Anche se un campo una volta l'ho fatto a incrocio, ed è fighissimo perché... Quando giochi in quattro ti capita di fare l'incidentozzo paurosco proprio. Ah, solo sì, che ti sì, sta prendendo. Sì. Veramente. E allora gli altri come è fatto che è andato in tutto questo? Che coppia. Sì, ok. Arriva la gente, deve fare i tribuni. Perfetto, allora. Facciamo così. Adesso, scusami Loki. Dobbiamo fare i. Allora, vieni dietro di me che vediamo dove si possono allargare, dove possiamo allargare. Le curve deve allargare un po'. Sì, quel pezzo lì fa così e poi allarga la curva. Qui dici? Ma non di qua, lì dove è legato in all'altro. Sì, ok, basta, lascia così. Proprio solo le curve, sennò non si riesce a fare. No? Un po' così. Qui vuoi che la allargo un po' verso l'esterno? Anche caldo, molto caldo. Non lo so. Ciao amici e amiche di Twitch. Stiamo facendo una cosa strafighissima che è. Stiamo preparando il circuito per poter correre con il mitico Farming Simulator 2022S. Eh sì. Allora io nell'altro Farming avevo fatto un sacco di piste, eh? C'era anche l'amico Kevin che corravamo, era una figata, solo che lo facevo su YouTube e non su Twitch, quindi diciamo che... Ok, vedi, allarghiamo un po' ma non troppo, non voglio allargare troppo, eh. Allora qui magari per fare un po' qualche sorpasso possiamo fare una roba del genere.
Vedi, lo allarghiamo appena appena, però rientriamo, non voglio, vedi, facciamo tipo no, così. Sì, o sul passo stai dietro, insomma. Quel rimorchio lì è... Ma il trattore ce la fa? Questa sì, eh. Sì. Poi Loki vai a vendere la roba. Eh sì, e poi andiamo a vedere la roba tagliata. Questa puoi allargare un pelino qua, no? Questa ci allarghiamo così un pelo. Per permettere di fare il sorpasso. Grazie che mi hai spinto. Ma mi stai buttando fuori. Stai buttando fuori del carro. Sì, vabbè, un po'. Devi stringere qua, no? Non è proprio. Guarda qua già. Guarda qui. Non buttare il raccolto, grande Sharder, diglielo Loki. Vedi Sharder, adesso Loki poi fa un sacco di scherzi. Sharderino, ci volevi tu, qui bisogna fare tutto il coso per il Monster Truck, ragazzi. Ma come hai ingannato, mi hai detto, c'è Sharder, vieni a giocare. No, non è che ti ho ingannato, non lo sapevo neanche io. Mio amor. Per non farti scappare, perché sennò tu c'hai quei miliardi di cose da fare e mi lasci qui da solo come un minchione. No. Beh, diciamo che non dobbiamo correre con rimorchio. O se corriamo con rimorchio, c'è un modo strafighissimo per correre con i rimorchi che ti farò vedere. No, ci sono i rimorchi quelli più piccoli. C'è il rimorchio più piccolino ed è diventa... Non passare una mia titrebbia. Si può correre anche con le mie titrebbie, eh? Il bello è quello. No, ma senza il carro va 40 all'ora la Mieti, eh? Sì. Sì. Diciamo che chi vince si prende bravo. Basta. Vince. Ok. Esatto, è una cosa diversa. Guarda qua, cosa ti faccio io invece? I box. No. I box. Io prendo lì. No, c'è quello che va a destra e quello che va a sinistra. Vedi che figata? Senza. Sì, ma entra lì, però non deve andare di là, entra qua. No, entra in una curva proprio. E poi allarga la curva di là. Facciamo così. Allarga di là, bene. Amore, accelera! Amo! E va a 10 all'ora sto rottame, non è che... Ok. Allora, qua praticamente lo allarghiamo dentro. Facciamo tipo così, a taglio. Bella taglio, mi piace. Ciao ragazzi, vi sto ascoltando in sottofondo. Grandissimo! Grandissimo Andrea, sto preparando il campo, la questione è un po' noiosa. Credevo che eravamo in quattro, che a questo punto correvamo già, però ti dico la verità, ci stiamo preparando il campo, così tutti voi potete capire. Sì, ma adesso poi ti faccio vedere amico mio. Io sono ormai un veterano delle gare su Farming Simulator. Ho fatto di quelle gare incredibili che ho usato praticamente tutti gli slot. Allora, poi bisogna provare e una volta che si prova poi si capisce. Allora, io qua volevo fare una cosa del genere. Questa è la fine. L'entrata è questa qua che stiamo arrivando adesso. Questo qui, non questo che stiamo facendo, ma quello di fianco a destra. E questa praticamente finisce così. Perché non lo raccordiamo. Invece ne faremo un'altra, poi se faremo qualcosa di figo.
e facciamo il giro tondo, salva il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. Ok, adesso dobbiamo andare a prendere dei mezzi un po' carini, se magari la gente si sposta perché sono una mietitrebbia. Vabbè, ma non ce ne frega neanche niente, sinceramente, era solo figo per far vedere. No, ma ci abbiamo 57 milioni, mettilo qua di fianco. Non ce ne frega proprio nulla dei soldi. Allora, prendiamo invece... fermare qua. Ma perché non c'è l'altro, scusami? Le moto? Perché è giù in ufficio. Abbiamo una squarna rossa. Cambia. Allora, che colore ti piace, Loki? Tutti. Nera a Loki. E ne compriamo una. Vai. Tu, amore mio, che colore ti piace? Bianco, no, rosa. Rosa, quest'ultimo. Cioè, ma solo disco. Sì. È il colore principale dei miei. Ah, scusa. Allora, la tua è nera. Ah, sì, è bella bene. Adesso così, va bene. Ok, aspetta l'occhio che mi sa che ti ho preso una moto sbagliata. La volevi? Nera? Dicevi, scusa? Non ho la più pallida idea. È la prima volta che uso no moto. Allora, colore principale invece di Marco Drums la facciamo gialla. No, forse non è di Marco Drums, però ne compriamo una gialla e poi ne compriamo una rossa, che è il colore di Marco Drums perché c'è il drago rosso. Porca loca, mi sa che ho comprato un sacco di moto che non servono a nulla. Vabbè, fa niente, poi le vendiamo. Ok, allora andiamo al negozio a prendere la nostra moto. Sì, c'è un po' troppe moto. Schiaccia il tasto destro e sinistro fin quando ti becchi sulla moto. Tasto destro e sinistro. No, non si può impennare. No, assolutamente no. È anche tutta storta, tra l'altro. Allora, si comincia da qua. Adesso quando arrivi facciamo una bella sgaringarozza. È tutta storta, sì. Però è una squarna, eh? Non è male. Qua tutto storto. Lo so, i mezzi sono questi. Sono gare divertenti, non sono gare per fare i tempi sul giro. No, andata? Sei arrivato, stai arrivando? Al massimo? Che siete che è un po' bagattina. Ok, io sto giocando, eh. Io sto correndo. Ci sei o... Quanto ci metti a arrivare qua? Prego. Prendine un'altra. Allora, prendiamo il quad, dai. Ok, baby. Allora, quad ci dovrebbe essere uno. Allora, facciamo così. Ce l'hai? Ma che colore è? Ah, ne prendiamo uno rosso. Ecco, ne prendiamo uno rosso. Ok, perfetto. Allora, se ce l'hai il quad... Ce l'hai già il quad? Quello rosso dove me l'ha messo? E vai. Ok, vieni. Dai che andiamo. Viaggia però.
Dai, ci sta. Attenzione amici. Ok, io ho parcheggiato la moto. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi! Marco Drums, Loki e la mitica Bragali, che si fa i cazzi suoi. Amore, segui la gara, segui la gara. Sì, adesso seguo. Ok. Sta già crescendo. Dov'è Loki? Dov'è Loki? Quanto tempo ci mette Loki a arrivare ai 200 metri? Ore e ore e ore. Partite? Sì, facciamo la gara, proviamo. Facciamo la prima gara sul tracciato di Marco Drums Game Racing Team, MDRT Racing. Il mio bacio, mio amore. Arriva Loki. Arriva Loki. Oh, Loki. Allora, fai come le vallette che fanno 3, 2, 1 e fanno il fazzolettino. Dov'è il fazzoletto? Qua ci abbiamo un fazzoletto. Va, fai questo, dai, fai così. 3, 2, 1. 3, parla però. 3, 2, 1, via. Via! Grannon Rail! Ci sta! Dai, dai. Allora, questa la chiamiamo Dragon Rail, ragazzi. Dragon Rail. È truccato quello di Marco. Oh, vediamo la prima gara. Qui bisogna frenare rosso. Vediamo, ragazzi. Qui bisogna prendere in seconda, poi accendere. Guarda, guarda. Eh sì, bisogna frenare, eh. Non è tanto tanto Adesso qua siamo alla Granon e Grail e la Grail. Se vola, Sciarderino, bisogna inventare le curve, i nomi delle curve. Qui siamo alla Rivazza, no vabbè, non usiamo quelle reali. Siamo alla Tazzinazza, sembra una tazzina. Guarda qui, su, ho fatto una livrea mia, grande Sciarder, grande Sciarder. Io taglio, Sciarderino, ho bisogno di livrea anch'io, ho bisogno di livrea anch'io, amico mio. Giusto per approfittare, eh? Oh, ciao amici e amiche, grande gara, eccolo Loki, incredibile. Marco ha fatto il record sul giro, il record sul giro a Granon Rail, come dice l'amico Rail. Andrea Rail. Ha vinto Marco Drums. Allora, quando uno vince, e qua, amico mio, bisogna creare anche le piste per il Monster Truck, eh? Dobbiamo fare le piste. Hai presente come le... Dai, ma come fai? Ma io ho fatto il record. Ho fatto il record, bellissima. 1000 sub, grande tempo, grande. Dove sono queste 1000 sub? Anzi, porca miseria, ce n'è 6 ed è scaduta un'altra, non me l'hanno riattivata. Allora, io direi che è buono. Cosa ne pensi? Come primo campo ci sta, ragazzi. Allora, adesso dobbiamo comprare gli abbellimenti, ok, amici? Vi faccio vedere come si compra. Allora, io ho bisogno di te adesso, Loki, del tuo aiuto. Aspetta che sta facendo il salvataggio. Allora, dobbiamo andare al negozio e portare le ponse, ok? La ponse, non sai che cos'è la ponse? Giuro che ti diseredo. Vabbè, a parte che non sei il mio erede, quindi vuol dire. Vieni al negozio, non avere il muletto. La prossima pista, un grano ring. Un grano ring. Un grano ring. Un grano ring, bellissimo. Non so come scrivere le piste meravigliose che stai dando i nomi tu, amico mio. Non ci sono, non ci sono i cartelli. Devo vedere se con Sciarderino se ci possono mettere i cartelli. Un grano ring è bellissimo, amico mio. Vieni dove... Schiaccia il tasto destro fin quando arrivi al negozio. Loki, ti vedo, sei sulla mititrebbia. Esci e vai sulla ponse. La ponce è quella gialla, amico mio, è il taglialegna, è il taglialegna più bello del mondo. La ponce che poi ne ho fatto anche altri. L'hai mai usato questo mezzo? Mamma mia, questo qui è qualcosa di epico. Con questo mezzo qui tu prendi l'albero, lo tagli dal basso, lo tagli a misura, toglie tutti i rami, lo scorteccia e prepari praticamente in un minuto un albero e lo fai diventare a pezzi.
della misura che vuoi te, eh. È bellissima la Ponce, è una delle macchine più belle e ci ho fatto migliaia di ore con la Ponce, ti dico. Eh beh, sono 170 miliardi di tonnellate di roba. Allora, chi ha lasciato qua tutto sto burdello? Aspetta. Ok. Aspetta, eh. Anche la moto abbiamo lasciato qua. Allora, adesso ti faccio vedere cosa dobbiamo fare con la Ponce, eh. Non ci crederai mai di cosa facciamo con la Ponce. Ciao amici e amiche, stiamo costruendo la prima gara su Farming Simulator 2022. La prima gara, la prima pista, è la Grano Trail, giusto? Grano Trail? Vai pure dentro, Grano Loki. Trail, sì, Grano. Vai pure dentro, è bellissima. Vai pure dentro al campo, perché c'è un signore che sta aspettando, tra l'altro, eh. Ok, vai signore, puoi anche camminare. Vai pure dentro. Attenzione ragazzi, perché io vi stiro. Ecco. Bravissimo. Allora, qui bisogna fare un lavoro del genere, amico mio. Allora. Tu devi metterti come sono io qui, con il braccio da questa parte, perché questo qua è solo il traguardo. Poi dito. No, dall'altra parte, come sono messo io, dall'altra parte. Ok, allora, adesso bisogna. Così, guarda. Porca miseria. Vedi come sono messo io? Qua. Guarda, così. Devi metter così. Adesso poi allarghiamo le branchie. Ok. Schiacci R1. E beh, adesso vediamo. L1 poi dispiega la raccoglitrice. Ok, con L1 la mandi tutta avanti, tutta, vedi? Poi con R1, allora aspetta, quello di sinistra la alzi così, guarda, così, ok? L1, quale cacchio è questo qua? L1 o R1? Quello di sinistra? Quello di sinistra, lo spostalo, vedi? Ah no, aspetta, devi dispiegarla prima. L1 è freccia in su. Bravissimo. Adesso con l'L1 ti sposti, vedi? Così. No, con l'L1, perché stai spostando il mezzo tu. L1 schiacciato, sposti solo la benna. E se vai su e giù. Vai. Poi se schiacci R1 la alzi. Adesso devi portarla dove sono io, ok? Che è praticamente il traguardo. Ok. Hai visto com'è? Vuoi che lo faccio io? Ok? Alzati un po', ok, allora alza ancora un po', ecco, bravissimo, così, vai giù ancora un po', vai giù ancora un pelo, bravissimo, vai giù ancora un pelino, tu sei giusto, io sono giusto, però fai una cosa, vai un po' in avanti, perché c'hai ecco, un po' in avanti, perché c'è l'erba brutta così, in avanti, non indietro, verso di me, vai ancora un pelo? Ok, perfetto, così è perfetto. Riesci a alzarla un po' che la facciamo combaciare uno con l'altro? La benna? Attenzione che ti sei agganciato. Ok, vai giù un po', bravissimo, giù un po', un pelo fuori, oh, un pelo giù,
Quello giù? Quello giù? Boom, boom, boom. No, no. Ok, bene. Boom, 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 boom. Scendi. Guarda che figata, eh? Il traguardo, l'inizio. Ci sono 400.000 euro per fare una cacata del genere. Però non ci sono i cartelli, quindi... Io direi che come inizio, raga, cosa ne dite? È bellissimo. Quell'albero qua da fuori. Quell'albero si potrebbe togliere. Vediamo se si può togliere. Allora, come si fa a... come si fa a... Sponsor Purunella. Allora, in teoria... in teoria, con la motosega si potrebbe tagliare questi alberi, credo, eh? Credo. Dov'è la motos segas? Dovresti averla già. Basta che clicchi il tasto in giù. Il tasto giù proprio. Allora, attenzione a far danni con la motosega. Dobbiamo solo tagliare questi. Sei... Non sei autorizzato a tagliare quest'albero. Ok, ragazzi, quindi questi alberi rimangono a posto. Non possiamo tagliarli. Vabbè, ci sta lo stesso. Quando si entra si vede questa meraviglia, eh? Però qui c'è stato un disastrino di... Guarda che non sono allineati. Aspetta, vediamo un attimo. Ok, facciamo un po' indietro. Secondo me così è meglio, cosa dici? Ok, perfetto. Ok, adesso dobbiamo fare una cosa incredibile, io direi, eh. Bisogna portare le balle di fieno. Vado a mangiare, buona continuazione. Ciao amico mio. Ciao. Ciao Shard. Buon appetito. Grande Sharderino. Allora, bisogna portare i carrelloni. Vediamo sul carrellone se si può portare. Allora, bisogna prendere due manitù e spostarli uno per uno. Allora. Ci sono i carrelli, vediamo se ci sono i carrelli per le balle. Ma questo che cos'è? Perché carrello è? Ciao amici e amiche di Twitch, stiamo facendo una cosa fighissima. Stiamo costruendo le gare, le piste su... Ecco qua il carrellone, vedi? Questo è per il trattore. I trattori ne abbiamo tanti, eh? C'era un carrellone... Ci può stare questo. Sì, ne compro uno. Allora, vieni col trattore, o se c'è un trattore qui, e prendi questo qua. Dobbiamo comprare le balle di fieno, eh? Allora, compriamo le balle verdi. Cosa ne dite se le compriamo verdi? Così si vedono, eh? Sì, dai, compriamo le verdi. Poi dobbiamo comprare un altro mezzo che si chiama... Amore, guarda. Mm-hmm. Guarda questo. Che cos'è? Quello che abbiamo visto l'altra sera, quello che ti ho fatto vedere il video. Nel campo reale. Che fa, lui bagna proprio. Lui no, mette il fertilizzante, sì, e prepara i campi. Sì, sì. Oh, il colore della mia maglia, compralo. Che qua si spendono già un sacco di soldi. Allora, pinze telescopiche, io comprerei il manitou, raga. Il manitou. Compro due manitou, amico mio. E poi compriamo il coso delle pinze telescopiche. Ah, oh, che bravo. Contratore. Che bello. A rimetterti dritto. Penso che devo venire io col manitù. Ok. Dove mi ha messo le pinze? C'è un po' troppa roba su questo campo.
riesco a vedere. Allora, facciamo un po' di, c'è un po' di confusione. Oh, il Monster Truck va più veloce in retromarcia che dalla parte dritta. Ok. Allora, le moto ne compriamo. Oh, una gialla. Poi c'è quella rossa di là e c'è quella rosa di mia moglie, di Carla. Eccola qua, amore, la tua motoretta rosa. Bellissima, eh? Puoi correre? Ok, bravo. Attaccati al coso, Lopino. Al carretto. Ok, ci sei? Allora adesso vai a prendere un Manitou di questi. Sei capace di usarlo, Manitou? Ok, impari, dai. Questa qua va venduta, sta macchina, sì. Questa motoretta va venduta. Tra l'altro qualcuno ha piantato qua una moto ribaltata, eh. Ciao amici e amiche. Sono letteralmente caduto con la moto. Usquarna. Guarda che roba incredibile. Sta moto me l'hai buggata nel terreno, eh. Dico solo questo. C'è una moto buggatissima. Grande Valentino. Guardalo Valentino Granonski, guardalo qui. Benissimo. Mi ha buggato la moto il mio amico Loki dentro nel terreno. Ci sta Valentino, ha detto l'amico Andrea. Sette cibernau, infatti, poveraccio. Allora, aspetta. Dicevi Schius. Ah, adesso ti faccio vedere. Aspetta, scusa, che sto vendendo una moto nera perché me l'hai imburgettata su. Oggetti posseduti. Perché non ci sono le moto? Auto, eccola qua. Allora, quella nera la vendo, eh. Quante squadre rosse. Ah, bellissimo. Ok, dai, allora niente, lì rimani lì per terra. Hai preso la Benna? Eh no, come hai preso la Benna? È qua. No, devi prendere la Benna, questa, devi fare il giro che ho fatto io. Da dietro. Attaccarti la Benna. Vedi la Benna, questa qua? Devi fare il giro come l'ho presa io. Faccio la testa, dai, te la porto io questo, no. Devi prenderla bene davanti. Guarda, te la lascio qua. Prendila. Te l'ho messa lì, eh. Ok. Sai che te l'ho messa lì, amico mio? E tu, io te l'ho messa lì e tu vieni a prendere la mia. Cazzarola, te l'ho detto. Allora, qui bisogna stare molto attenti. Quindi L1 vai su o giù. Col su o giù, ok. Adesso col destra e sinistra alzi e abbassi la Benna. Quindi vai su o giù. Becchi le palle con questo. Le alzi, un po'. Oggi non c'è, e ti gara, giri un po'. È solo preparazione. È oggi la preparazione, ragazzi. Credevo di riuscire. E devi andare molto piano, eh. Se no cade tutto l'occhi, bisogna poi raccogliere una a due. Andare molto piano. E con L1 allunghi la Benna, ok? Con quell'altro. L'importante è che devi far piano, molto piano, pianino. Ok,
è vero, hai ragione, mio amore. Ok, perfetto, vedi? Ok, e poi esci. Oggi è la construction, sì, perché pensavo che eravamo in quattro, invece neanche il mio grandissimo amico Perry c'è. Allora, abbassi la benna, ok? Sono già le 10. Bisogna fare tutte le manovre giuste, raga. Questo è il lavoro di del nostro amico Lord Gimbal, eh? Lord Gimbal fa il mulettista. Ok, ragazzi. Queste sono le balle che poi rotissimo non riesco a fare manovra. Questa cosa qui però dovresti sistemarla, nel senso comprare un pad nuovo. Amico mio, lo so. Ma cosa succede lì? Che cosa vuoi? Perché sono i mezzi. Tutti i mezzi parcheggiati, le moto, i camion, parte tutto da lì. Ma tutti i mezzi così male? Sì, assolutamente. Allora, niente, dai, lo carico io e tu me lo porti il trattore. Attenzione che il trattore non ha la chiusura, o a meno che puoi chiudere le balle, nel senso che puoi imballarle, nel senso che puoi mettere qualcosa, eh? Aspetta che se mi muovi il carretto. Dai, non sai. Potete vinti allora, io non ce la faccio più. Come se la prendiamo questa roba di nuovo? E cosa pensi che i trattori vanno? 200 all'ora. C'è un mega bug. Che cos'è quello? Cosa è successo? Perché tutto sta perché tutto sta andando? Che cosa è successo? Che cosa è successo? Che mega bug! Ti ho portato fuori più. Me li ha buttati per terra. Però li ha messi in fila. Ah, vedi, eccola qua mia moglie che già mi abbandona. Ok, prova ad andare avanti, vedi che cosa succede? Allora, saluto tu, te ne vai, ok? No, davvero te ne vai? Niente? Vabbè, ti riporti dietro, vattene. Vengono dietro con te. Vai pure al campo, lo. È un bug visuale. Vediamo se passi dal... Se prendi troppo il giro giù, i miei ventilatori sì. Vedi che ritorna automaticamente in cielo. In cielo! Loki porta le balle in cielo. Ce la fai andare? Vai, cammina. Sì, vengono con te. Vai. È un bug grafico. Oh, attenzione, ragazzi. Non vedi che sto indietro col mio amico Loki che... No, questo è la logica di Loki. Porca la miseria, Loki, mai frenato in un punto che non dovevi. È la logica di Loki, che Loki è un super personaggio della Marvel e fa le cose magiche.
Devi andare, eh? Se non ti mettere qui. Ah, mi stai bloccando. Facciamo così. In questo momento preciso. Potresti aspettare un attimino? Che sto facendo delle cose. Allora, scarica balle. Perfetto. Porca loca. Allora, c'è troppo bordello. Chi ha messo la motoretta qua? Tiralo via. Non basta che non fai quelle cose lì con... legati. E quello mi serve, tra l'altro. Dopo te lo spiego. Se me lo rompi, poi non mi serve più e mi arrabbio. Perché mi serve tantissimo, frane. Dai, prendi la chiave per me. Ok, ragazzi, allora. Trattore. Uè, Gianmarco, amico mio, guarda qui che roba, stiamo preparando la pista. Allora, dovevamo essere in 4, no, ma vai tranquillo amico mio, figurati, hai fatto solo che bene. Dovevamo essere in 4 e praticamente, ah, vedi che bella idea che ho avuto, ho comprato le balle verdi che sono praticamente identiche a il tracciato. Bravo Marco Drano. Allora, stiamo preparando il circuito. Ci vuole un sacco di ore. E io ho detto, c'è che prendo le balle, quelle verdi, così si vedono, e invece no. Allora, guarda, ti faccio vedere a te il circuito, eh? Guarda, ti faccio vedere che figata è il circuito. E poi, tra l'altro, metteremo anche dei mezzi tipo così, guarda. Ok, guarda, ti faccio vedere come sarà il circuito. Loki è qui fermo che sta facendo qualcosa, non sa cosa. Allora, prendiamo per dire i quad, no, amico mio, guarda. E cominciamo a fare la mega gara di Farming Simulator su Grano Trail. Guarda, solo che adesso stiamo preparando il tracciato, mettendo tutte le cose fichissime. Guarda che gli sto facendo vedere il tracciato, eh. Adesso aspetta che sto facendo vedere all'amico Gianmarco il tracciato. E bisogna mettere tutte le barre su tutto il tracciato. Ogni curva le balle per chiaramente, perché sennò si taglia oppure non si vede il tracciato. Però bisogna comprare le balle bianche. Adesso, se vuoi, intanto ci sta Gianmarco, eh? Dai, chi fa le gare? Le mega gare sui tracciati. Tra l'altro il grandissimo Andrea. Andrea, cos'è che avevi detto, se ci sei, che ci stai seguendo? Il nome di questa. Ti ricordi, Loki, il nome che ha detto Andrea? Gianmarco, guarda che figo! Grano Trail. No, Trail era, mi sembra. E sarebbe Dragon Trail su GT. Grano Trail. Lui a piedi la fa. Vedi qua. Oh! Ecco! Urgrano Ring o Dragon Trail. Eccolo qua Andrea, grande Andrea. Guarda che bella. Adesso poi facciamo anche una gara con l'amico Loki, magari con i trattori. Qui c'è una sbiforazione e poi il traguardo. Il primo che arriva ha vinto tutto. E si va a schiantare sulle macchine. Allora, questo qui è l'inizio, vedi, però qualcuno gli è andato addosso. Aspetta che mi hanno scassato la ponse. Ci sono 1 milione di euro qui pronti, solo per tenerlo come inizio, come cartello. 1 milione di euro, amico mio.
Uela Franco, grande, come stai amico mio? Allora guarda Franco, che cosa ti sto facendo stasera. Nessuno al mondo fa le gare su Farming Simulator e invece il tuo amico le fa. Bene, 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 oggi sono tranquillo oggi, sono anche un po', non sono tanto stanco. E infatti c'era una mega serata con Kevin, gli amici, invece siamo rimasti solo io e Loki a preparare la mega pista, la mega pista. Sto creando le piste su Farming Simulator, vedi? Le piste. Allora, tu fai una cosa, vai a prendermi le balle, te le sto ordinando adesso, che stanno... Allora... Ok, te ne ho prese 24, me le dovresti portare qua. C'è il muletto là, se riesci. Hai ragione Franco. Te che hai ragione, te che hai ragione. È vero, è vero. Allora, in teoria l'amico Loki dovrebbe... Hai ragione. Dovrebbe portarmi le balle vicine col carretto, non così che io devo andare a prendermele dappertutto, perché sennò non ci passa più. Non riesci proprio a prenderle? Allora, dobbiamo fare per gradi, eh. Allora, le balle perché le metto, ragazzi? Perché almeno vediamo il tracciato, eh? Forse ho fatto un errore. Forse ho fatto un errore. Un errorino l'ho fatto. Perché chiaramente, chiaramente, qui doveva essere un po' più largo. Andiamo a prendere la mietitrebbia. Scusate, signori. Dall'alto praticamente viene fuori questa figata. Un campo trebbiato. No. Attenzione, ragazzi, che vi trancio. Attento, signore. Vi trancio. Ok. Allora, in teoria qua doveva essere un po' più grande. No! Che mi ha brancato dentro la ponse! Porca miseria, aspetta, ritrai il condotto, scemo inizio. Mi ha trattato la ponse. Allora, ritrai il condotto. Stai facendo un casino, eh? Non fa niente, arrivo io, arrivo io. No, mi hai fatto un bordello. Ok, allora diciamo che non parte da qui, ma lo facciamo partire. Attenzione, 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 ritraiamo il condotto, dispiega sta mietitrebbia. E la mettiamo qua di bellezza, eh? Possiamo mettere una mietitrebbia di bellezza, 500.000 euro di mietitrebbia, così di bellezza, eh? Eh? Bravo. Ma allora, dovrebbe essercene qualcuna lì. Ma vediamo un attimo come funziona. Sì, ci sta una bella mietitrebbia qua. Ci sta questa macchina qui che l'ho dovuta spostare 57 volte. Allora, il problema delle pannocchie è che fanno questa specie di...
di roba brutta che si vede, vedi, visualmente è un po' bruttino. Ok, niente, allora, possiamo, secondo me, possiamo anche alzarla un po' di più per fare una cosa più figa, eh? Vedi, guarda questa, addirittura dove mi è finita. Ok. Ok. Aspetta che sto mettendo le due. Hai portato il rimorchio di prima per mettere le balle là al... Ok, perfetto. Allora, non entrare qui che ci... no, non ci passo. Questa è la trebbia, no, quella che dietro è il rimorchio per portare la trebbia, è solo il rimorchio. La lama è da altre parti. E ti sta incasinando. Quindi io ti dico di andartene via proprio da questa parte di qua, guarda, vai via di qui e vattene. Perché sennò mi fai un casino. No, 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 entra dentro! No! No, 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 non ce la farei mai a fare dentro marcia. Vediamo se ce la fai. Non andare, basta, 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 che mi sposti la ponte, basta. 50 volte l'ho spostato, ti sei incastrato, t'avevo detto di andare dritto, bravissimo. Ti sei incastrato nel muretto. Allora, vediamo se riesco a, a scastrarti, eh. Non credo proprio. Ok, però abbiamo fatto. Sono riuscito a scastrarti, dai. No, sei dentro nel. Sei dentro nei, negli alberi. Attenzione, fermo, fermo, fermo che mi sposti tutte le macchine. Ok, vai. Vediamo se riesco a alzarti. Allora. Ragazzi, Loki ha fatto un casino incredibile. Vai che ti ho alzato il culo del rimorchio. Allora fai una cosa, staccalo, va. Ce l'hai fatta? Sì, stai andando su tutti. Ragazzi, incredibile! Loki mi sta ammazzando tutti i quad. Va che mi ha ribaltato tutti i quad. Che bordello, ragazzi. Mi sta passando sopra col... Ma cosa sta facendo questo con la 23? È incredibile. Incredibile. Guardate cosa sta facendo questo. Non diamo mai una 23 in mano al grande Loki. Eh? Mai, mai e poi mai. Oh, ce l'ha fatta. Incredibile. Ma è possibile che c'è solo un trattore? Mi porti qua un trattore per piacere dove c'è i quad? Quella BT3 lasciala da qualche parte parcheggiata in giro, tanto non ci serve adesso. Un tractor. Non quello con attaccato al coso, è un altro trattore, tanto ce ne sono tanti. Ce ne dovrebbe essere 3 o 4. Bene, bene ma non benissimo. Moto incredibilmente ribaltata, ragazzi, moto testa dentro nel terreno, bellissimo, bellissimo. Bello ma non bellissimo. No, quando ribaltati, ah sì, ce n'è uno completamente ribaltato, ma come hai fatto a ribaltare sto McCormick? Buonanotte, ciao Andrea, grandissimo. Domani sera facciamo Gran Turismo Formula 1 oppure, sì, Gran Turismo Formula 1, oppure facciamo Multiverso, ma credo Gran Turismo Formula 1. Salvataggio del contenuto. Si sta facendo salvataggio. Quando salva,
Allora, stacca. Sì, devi dargli una botta così riesco a... Tra l'altro come hai fatto a ribaltarti così? Ok, bravissimo. Vediamo se... Fermo, che sennò ti ribalti anche tu. Ok, basta. Vai, grazie. Vai. E devi dare il campo 30, quello là dove eravamo prima. Sì. Bellino come cosa. No, non era 41 forse. Adesso com'è il peso qua? Oh, quello fa il peso. Aspetta che sta col peso. Attenzione che devo attaccare il peso. Ciao amici e amiche di Twitch, dobbiamo attaccare il peso del McCormick. Oh, vai. Allora, seguimi. Allora, aspetta. Avete finito la pista? Quasi. Quasi, amico mio. Ci siamo fermati un po' perché abbiamo trovato mezzi ribaltati. Diciamo che proprio per finire proprio la pista ci vuole ancora un po'. Però possiamo correre, eh? Allora, diciamo che la live la chiudiamo alle 11, ma prima... Qui qualcuno ha fatto... Qualcuno si chiama Loki, ha fatto una coda incredibile, ma si può lasciare una mietitrebbia incontrollata in strada? Vai, allora, è perché si sblocca. Ok. Ok, vai pure. Attenzione, incidente incredibile. Se magari mi lasci stare il carrello, caro Loki, riusciamo anche a cavarcela. Vai, per cortesia, non devi venire di qua, devi andare dall'altra parte, devi portarmi quel mezzo. Va che mi hai fatto andare dentro un campo. No, sei sbagliata dentro. Incredibile. Oh, va che riusciamo a sbagliarci, dai. Sì, tractor, portali pure di là. Allora, voi dovete capire una cosa. Questa mappa, ragazzi, l'ha fatta qualcuno, eh? Quindi i bug che vedete su questa mappa non ci sono in quella di Flight Simulator, eh? No, Flight Simulator. Che cazzo di gioco è questo qua? Farming Simulator. Ok, piantiamo questa mietitrebbia qua. Oh, ecco qua. Mamma mia, come si sbaglia dentro i muri, c'è incredibile. Ok, perfetto. Allora, ok, questo è il trattore. Mamma che bordello che hai fatto. Dobbiamo caricare queste balle e portarle nel campo, così Gianmarco vede. Ok, allora portarle, poi bisogna scaricarle, devi venire dietro a me quando siamo là e io le prendo durante il circuito, capito che facciamo prima? No, devi stare fermo, devi stare proprio fermo. Ok, così, perfetto. Ma me l'hai incasinata, me l'hai. Erano tutte belle quadratozze, però vabbè, fa niente. Allora ragazzi, mani tu. Balle. Allora, vediamo qua se riusciamo questa balla che me l'ha fatta cadere a fare così e a buttarla, raddrizzarla, no, allora la raddrizziamo
così. No, 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 non ti muovere con quel trattore, no, scendi, eh. Perché se mi fai su e giù col trattore non ci passa più. D'altronde si vuole un po'. Ok, l'abbiamo registrata. Perfetto. Ok. I comandi di Flight Simulator sono fantastici, raga. Ok. Ok, raga. Zanzama, mosche, ma ancora le mosche, secondo me. Non sono tutte morte le mosche. Ok, devo tirare fuori più la benna, perché sennò faccio fatica. Ah, ancora ste mosche. Ah, questo è quello che vede un mulettista, raga. Vediamo se riesco a tirar su la moto. Vai, mettila a posto. Abbiamo tirato sulla moto. Mettila insieme alle altre. Visto che mulettista. Come fai a fare i tempi tu sul Gran Turismo che c'hai questo problema? No, una è caduta. Allora, bisogna fare con calma, raga. Il carrello, io volevo capire se il carrello ha, hai visto come si tirano su? Io volevo capire se il carrello ha un sistema di chiudere le balle, di fermarle, perché se adesso da qua vai là al campo me le ribalti tutte per terra. Devi andare sul trattore e vedere se c'è, tipo quando selezioni il rimorchio dietro, se c'è scritto tipo ciao amici e amiche di Twitch, dovrebbe avere i lacci, bravo Franco. Prova a alzare il braccio, magari alza i bracci laterali. Ho ribaltato tutto! Comincia il bug delle palle volanti. Oh, porca loca! Perché mi fa il bug? Allora, vediamo un attimo. Se tu il triangolo, posizione di trasporto. Carica balle vicino alla mappa, abbassa peso, suona il clacson, attiva, accendi radio, posizione di trasporto, quadrato. Ma penso che non funziona perché si è buggato. Vedi che fa tipo, guarda che roba. No. Vedi, posso. Incredibile. Tutto il tempo per. Ah, dici? Dici che il carrellozzo autocaricantozzo? Mamma mia, ragazzi.
Abbiamo fatto un casino con questi carrelli. Allora, vedi che le balle non cadono una volta però che carica così. Allora, sì, lo metto qua, ok? Posizione operativa è per caricarle, ok? Quindi posizione operativa, secondo me, se adesso io le carico, vedi che lo carica da solo, bisogna solo mettergliela là. Quindi è un carrello, come dice l'amico Franco, autocaricante, grandissimo Franco. Vediamo se è così. Sì. Grande, allora possiamo sbattere su a cavolini di Bruxelles. Ecco perché dopo, quando vai, devi schiacciare posizione di trasporto, vedi che è autocaricante. Allora, devi schiacciare il triangolo, carichi, sì, ma le verdi ho sbagliato a prenderle, nel senso che non ci servono. Vedi, basta buttarle su sul carro. Invece io nell'altro farming me le caricavo una sopra l'altra per bene. Questo praticamente sarà, penso, una mod, un carrello particolare. Porca loca. Ciao amici e amiche, stiamo caricando balle su un carrello autocaricante. Infatti. Non è successo. Per quello che era buggato prima, perché abbiamo sbagliato a fare il trasporto. No, due. Sono tutti da due file. Sai cosa pesa una balla di queste? Ok, dai, le portiamo al campo. Lasciamola al carretto. Ciao amici e amiche di Twitch. Stiamo portando le barre per fare una mega gara. Abbiamo creato una pista che si chiama un grano ring o granon trail, che sono dragon trail di Gran Turismo. Cosa? No, sei salito e fatto bordello? Ah dai, esci così a prescindere. Vediamo che cosa succede. Allora, posizione di trasporto, posizione operativa. Perché si possono spostare, vedi? Allora. Ok. Sì, perché c'è un bug, credo. C'è un bug sul carrello. Adesso vediamo di caricarle tutte, perché qua c'è un bordello che non va bene. Anche perché c'è un tot di slot, eh? Non è che si possono caricare tutte quelle che si vogliono. C'è un tot di slot. Ma porcalo. Ok, vedi? Adesso non è giusto il carrello. Posizione operativa. Ok. Porca loca, sbaglio sempre i tasti. Quindi posizione. C'è una balla dietro? È caduta dietro? Una di quelle bianche? No?
Poi andiamo al campo, facciamo una mega gara, così facciamo vedere la pista a tutti i nostri amici. Allora, sì. Aspetta un secondo. Sei sicuro che dietro non c'è? Sei salito sul camion? Ecco, lei, ecco, esatto. Allora, tu quando sali, spostati che ti spiego, scusa che così vedo i tasti giusti. Ecco lì, esatto, quello. Devi posizionarle sopra. Capito? Adesso poi c'è un quadrato, c'è posizione di trasporto operativa. Sbattile giù per bene. No, sei su. Giù. Sei sicuro che dietro non c'è niente, no? Allora, queste qui le spongolino in fondo perché così mi dà veramente noia. No, per adesso le verdi non servono a nulla. Perché... Sì, sì. Perché si confondono... Sì, infatti... Grande Frank. Qui si fanno i lavori alla, non si può dire, perché siamo a Malacca, di cane. Sì, alla tavola, alla tavolina di Bruxelles. Sì, facciamo così, spostiamo, bam! Questi sono i lavori che devono rendere, devono rendere. Tractor, ho tirato male? Al Monster Truck. Beh, puoi portarlo là se vuoi, facciamo un giro col Monster, vediamo com'è. Ciao ragazzi, allora mega gare, eccolo qua che deve far bordello lui. Almeno non buttale contro. Ok, questi sono i lavori alla Marco Drano Racing. No, no, in realtà sono alla Loki. Ok, però l'abbiamo fatto, alla fine l'abbiamo fatto. Allora, prendi quel trattore e vai là. No, ti devo mettere il coso, vero? Allora, andiamo sul trattore. Allora, facciamo così. L1. Lo spostiamo. Ok. Ok, poi facciamo posizione di trasporto. Ok. Ah, aspetta che... Sì, sta facendo salvataggio. E poi mi vai col trattore là. Facciamo una mega gara. Vai pure. Allora, mi raccomando, quando entri di non spostarmi la ponse, che l'ho spostata già 7 volte. Allora, Franco, adesso mettiamo le balle in giro per... Per delimitare... Sì, vai pianissimo, sennò se dobbiamo farvi anche tirare tu dai giro, non si fa più. Ok. Vedi, le mettiamo per delineare un po' il tracciato.
però avevo sbagliato a prendere perché mi ricordavo che il campo era tutto giallo, invece era tutto verde. Loki è un buggatore seriale. Vero Franco, Loki è un mega bug. Non è Loki, ma è un bug. Oh cacchio! Bug Loki, Loki bug. Qua vedete le spighe, sono belle cazzarolina. Olli. Sei qua? Ok, entra dentro nel campo. Riesci a entrare? No, non dirmi che ti sei girato e ti sei messo in una posizione assurda che ci metti mezz'ora a girarti. Perché sei entrato di lì? Dovevi entrare dentro, nel campo. Vabbè, dai, stai lì mezz'ora, adesso Loki a far manovra. queste sono le live assurde quando non c'è gente che doveva darci una mano. I nostri amici che dovevano darci una mano. Ok. No, 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 balla. Madonna, anche ste balle ogni tanto, anche però. Ok, mettiti all'inizio proprio, stai fermo lì che arrivo io. Adesso facciamo vedere solo come le posizioniamo ai nostri amici, ma dobbiamo farlo un'altra volta perché sono già le indies e io vado solo in ferie settimana prossima. No, no, stai fermo lì, stai fermo lì. Ok, sono io che devo venire da te col muletto e man mano che andiamo avanti vieni avanti, quindi stai fermo lì, bravi, fermo. Ma che cosa sta succedendo, sta balla? Perché c'è sta balla ancora qua? È ancora quella là che non me l'ha lasciata giù. Ma stai scherzando, balla? Io ti lascio in mezzo al campo, balla. Cioè, Frank, mi sta prendendo più il culo sta balla. Ok, ma forse ho sbagliato io. Perché verdi non si vedono. Allora, fermoli. No, devi venire più avanti. Vai dritto avanti. Ok, dritto avanti. Bom, 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 bom. Devi stare sempre dentro al tracciato, eh. Ma non ci sono. Allora, devi schiacciare il tasto. Il tasto L1 e fare non di trasporto, perché non me le sta prendendo. No, non girare, no, su e giù, solo il quadrato. No, così me le hai spostate tutte, Loki. No, così riportati come la prima. Vedi cosa stai facendo? No, mi stai spostando tutti i mezzi. No, dai, esci da sto trattore. Allora, ma perché devi spostare? Devi solo schiacciare quadrato, No, ma devi solo schiacciare quadrato. Posizione operativa. Ok, mi ha spostato la MT3D adesso. Puoi appoggiare per terra e scaricarla. Io volevo fare una cosa un po' più intelligente, aspetta. Però non credo che venga fuori. Allora, guarda. Ma prima di tutto questa MT3B da 200.000 la piazziamo qua, tanto per bellezza. Già mi piace. Dopo, io volevo fare una cosa del genere, se riusciamo, che lui mi segue durante il tracciato, capito? Viene fuori una cosa che non devo poi fare avanti o indietro per 50 volte. Però mi sa che questo qui si è buggato. No, si è buggato. Sei bagato, amico mio. Devo far come dici tu. Levati Loki. Allora. No, sei proprio bagato. Allora, facciamo scarica balle. Vediamo, forse. Allora, attenzione andare avanti perché c'è una balla, eh. Aspetta, fermo. Un secondo, perché ho visto che me l'ha buttate giù.
Infatti ho schiacciato il quadrato, vediamo se me la prende. Credo che sia un bug, eh. Allora, annulla scaricamento, scarica balle qui, scaricamele. Vedi che fa così, fa cose strane, Franco. Credo che si sia proprio buggato. Oh, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Vabbè, aspetta, eh. Ok. Adesso devi seguirmi sempre, ma non devi schiacciare niente, né quadrato, né triangolo, nulla, eh. Perché se vai a schiacciare... è vero, Franco, si sono sbloccati. Esatto. Vedi come volevo fare io? Una sopra l'altra, così si vedono. Però devono essere giuste e questa non è giusta. Sono anche dentro nel campo, tra l'altro. Eh? Orca loca! Vabbè, dai, ma sono ubriaco, ma io so guidare sti robi. Perché sto facendo così stasera? Allora, aspetta. Ok. Allora, prima di tutto, tiriamolo un po' più in giù. Ok. Allora, vediamo, fare così. Ok, così è perfetta. Così. Ok, adesso invece la cosa è un po' più complicata. Devo fare il giro. Prenderne un'altra. E quindi ragazzi ci vuole un sacco di tempo. Io pensavo che c'era anche l'amico Kevin stasera e l'amico Sharder, che facevamo le cose un po' più velocemente. Domani sera ci sarà Gran Turismo, eh? Quindi bisogna sì. C'è. No, non c'è l'illuminazione. O che ha fatto qualche mod che io non so. Ok. Così è giusto. Bravo, bravo Franco. Quando c'è da lavorare spariscono tutti. Quando c'è da correre tranquilli, ce li abbiamo tutti, eh. Hai ragione, amico. Loki c'è, Loki c'è. Loki è bravo. Ok. No, non è casino che stai facendo. Se c'è il pad che è scassato, qui è tutto L1, R1. C'è poco da fare. Attento dietro, Le spostate? No, 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 devi dare piano pianino, proprio gas piano pianino. Aspetta che ne prendo un'altra, la mettiamo qua. Poi facciamo una mega gara, poi il carrello lo piazzi dentro un prato. Nel prato dentro. Dove? Vabbè. Devi andare piano, piano. Proprio gas zero quasi. Lo so che c'è un tot di bug qua. Sì, perché non ha. Ma sì, perché è tipo bug. Vabbè, tanto poi le recuperiamo, non è un problema. Spostati in mezzo al campo. Vai, 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 spostati in mezzo al campo. L'ho visto, l'ho visto. No, 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 di lì. No, 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 dietro. Gira dall'altra parte. Completamente dall'altra parte, vai. In mezzo al campo, lì. Sì, piazzati dentro il campo lì e boom. Vai, 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 vai. Dentro il campo, togliti dalla strada. Ti facciamo una garetta. Ok. Bravissimo, vai ancora dentro. Questo qua, lo piazziamo qua così. Bravo, boom, 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 boom. Ok, sì, bello, bello. Sì, perfetto. Sì. Fa niente, fa niente, ci sta, ci sta. Ok, spongo così.
Vai, vai, andiamo a prendere i quad, che facciamo una garetta così l'amico Franco vede una garettina e poi stacchiamo e andiamo alla prossima live di farming. Io pensavo già di fare le gare, ragazzi, stasera. Purtroppo, questa è tua, questa... No, no, questa è rossa, questa è mia. E dobbiamo preparare anche le piste per il Monster Truck, Franco, e amici che vi siete collegati adesso. Eh sì, eh beh, se c'erano tutti noi mentre facevamo questa. Ok, qua è il traguardo, eh. Cioè, è la partenza. Allora, 5, 4, 3, 2, 1, via! Ecco qui la gara incredibile, è partita, è partita. Loki davanti sta dominando la sessione di gara incredibilmente. Ecco Marco Dranz lo sperona, quasi buttato fuori, incredibile. Oh, ha tagliato la strada grandissimo Marco Dranz, Loki. Eccolo qua, dai, dai Gianmarco. Loki lo vedo molto, molto altalenante. Aveva una gomma, sbusava. ecco che va, grandissimo Marco Dranz, 53 km orari, ma sono miglia, sono 110 km. Non è vero. Loki l'ho visto fare un bel dritto. Incredibile dritto di Loki, è andato a schiantarsi contro le gomme. E invece Marco Dranz alla chicane, alla curva del grano duro. Oh! Incredibile Loki che ha fatto un dritto pazzesco facendo un incidente con l'amico Marco Dranz. Allora adesso siamo alla curva della Barbarella e il curvo della Vinazza. Questa qui è la curva della Vinazza, dove si beve il vino. Qui c'è il bivio Artemides, mentre Loki se la fa tutta nei campi, e non è giusto perché è un baro baro. Vediamo il grandissimo Marco Dranz se riesce a... Ecco, se lo merita questa bella sportellata incredibile. E siamo quasi alla fine del giro, ragazzi. Queste sono le S della mortadella. Le S della mortadella. Incredibile. Qui bisogna mettere i cosi. Eccolo qui, il finale, dove c'è... No, ma devi andare proprio in mezzo. Ma no, non fare bordello, no. Ecco, Loki lo togliamo via. Praticamente, incredibilmente, vince Marco Dranz Games. Se me lo fai in gara, stai tu a mettere a posto le balle tutte le volte. Io te lo dico. Le balle non si devono prendere dentro. Cazzone di uno. Ok. Franco, le balle la prossima volta se me le prendi dentro le rimetti a posto te, ecco. Comunque il giro sarebbe questo, ragazzi, le mega gare di Marco Dranz Game Racing Team. Scendi da sto mezzo perché fai paura, ti fai paura un po', ecco. Allora qui c'è un modo di spostare le barre che le balle, vedi, cioè, è tipo, viene fuori una manina, viene fuori. Che cos'è sta roba con la manina? Ma perché si è tolto il bianco? No! Ma che cosa ho combinato? Ma era bianca prima, gli ho tolto il coso, gli ho tolto, non ci credo, ma che casino sto facendo. Ho spostato anche la Ponce. No, ma sta Ponce, ma rimettiti a posto, Ponce. Sto facendo... Si può fare anche la guerra... La guerra con le ponze, sarebbe figo. Sì. Si fa la guerra delle ponze, questo si può fare. Facciamo un'arena e facciamo la guerra delle ponze. No, non hai fatto un disastro, Ciccio, hai fatto tu un disastro, è un bordello qua. E questa qui, più che altro, gli ho tolto la parte bianca. Incredibile. Questa qua della parte bianca ci sono veramente rimasto male. Non sapevo che si potesse fare a togliere l'involucro, perché queste sono le balle che si danno alle mucche, no? Vedi? È la plastica, e gli ho tolto la plastica, incredibile. Apri balla, ecco, sali su, salta, vedi la mappa, attiva. Quindi perché? Oggetto troppo pesante, grazie. Quindi ho rovinato una balla per nulla. Vabbè, comunque vedi, con le balle bianche si vedono. Si vede il tracciato e bisogna far mettere le balle, fare magari mettere dei mezzi così di bellezza, tipo questa mietitrebbia. Vedi? Bisogna fare un po' le cose con calma, perché sennò non vuol dire. Esatto.
Va bene, ragazzi. Sì, sì, sì. Eh beh, dovevamo essere in quattro, come dice il grandissimo Franco. La gente quando deve lavorare sparisce anche in game. Grande, grande, grande Loki. Ah no, ma ci sta tutto. Allora ragazzi, grande Loki, ci vediamo alla prossima. Ti baghiamo un po'. Ti bag. Grazie Franco di essere rimasto qui con noi. E ragazzi, ci vediamo domani sera con Gran Turismo 7. Andiamo a farci un po' di Gran Turismo 7 o Formula 1, ma credo più Gran Turismo 7. Intanto Farming è stato veramente, veramente interessante. Sposati che ti tira sotto il tipo qua. Sposati immediatamente. Grande Franco, grazie per essere stato con noi. Questa preparazione al campo. Spero che poi le live, quando siamo in quattro, siano belle e divertenti, perché ci si diverte a sportellarsi dentro nei campi a fare le gare. Eh beh, insomma, bisogna preparare il tracciato, però dovevamo essere in quattro. In quattro penso che lo finivamo, perché non lo so, bisogna essere in quattro, perché alla fine poi dopo, se eravamo in quattro avevamo già finito, stavamo già gareggiando, invece in due, poi anche te col cazzo di robo rotto, non è semplice, anche col mouse rotto, mentre io caricavo le balle di qua, tu dovevi andare a caricare quelle altre, cioè fare una cosa un po' più veloce. Diciamo che la partenza non è il massimo con questo albero, non si vedono neanche le ponse. Purtroppo ho scelto proprio un punto di partenza incredibile, però diciamo che questo è il primo campo, abbiamo a disposizione talmente tanti di quei campi che possiamo, questa è la partenza diciamo, e poi dopo nei prossimi no, bisogna prendere dei tracciati, diciamo che questo campo qua che mi ha fatto scegliere Kevin non ha tanti campi grandi, sono campi un po' strani. Forse il 60 è quello più grande di tutti, che potremmo fare qualcosa, qualche gara del genere. Però vabbè, dai, la prima, forse il 44. Il 44 possiamo magari fare qualcosa di più interessante. Vabbè. Sì. Ok. Bisogna fare anche quello del Monster Truck, che secondo me merita. Bisogna fare i salti. Bisogna livellare il terreno per fare i salti. Sì, livellando il terreno, li fai col terreno proprio e quando arrivi il terreno è più alto, però questa cosa qui c'è bisogno Sharder e Kevin, che loro, il Sharder più che altro, possa livellare il terreno veramente bene, quindi la prossima volta dai. Ciao ragazzi, ciao Loki, grazie mille della serata, ciao, ci vediamo, ciao amico mio, ciao. Oh ragazzi, non ha potuto driftare l'amico Loki stasera, ma magari driftiamo domani sera con Gran Turismo. Si riesce, dai. Ciao Franco, ciao a tutti ragazzi e amici Farming Simulator 2022, le gare del MDRT Marco Dram Racing Team. Ciao Franco, grazie mille mitico di essere rimasto dall'inizio alla fine, quasi dall'inizio alla fine. Ciao amico mio, ci vediamo domani sera, Gran Turismo 7, magari corre anche Carla e se c'è anche Sharder e Loki facciamo una online insieme. Ciao a tutti ragazzi, ciao Loki, ciao Franco, grande, grandissimo, grazie.